Salve a tutti ragazzi, buon weekend a tutti, sono ZWillix. In questo nuovo video vi mostrerò nuove informazioni segrete riguardo Red Dead Redemption 2 ed in particolare Red Dead Redemption 2 Online. Solitamente non ho una grande fiducia nelle fonti estranee, specie quando si parla di leaks non affidabili, ma questo invece è un caso particolare in quanto si tratta di un sito abbastanza popolare che dice che ha ricevuto nell'agosto 2017 dei documenti che hanno deciso di tenere nascosto fino ad appunto qualche giorno fa, e oltretutto non mi è sembrata brutta l'idea di mostrarvi come potrebbe essere questo gioco multiplayer in futuro. Chissà perché però questi leaks sono usciti proprio dopo la data di uscita ufficiale. Strano. Infatti si dice che questo sito sia addirittura in collaborazione con la Rockstar proprio per far girare queste info e dare un'idea alle persone su come sarà RDR2 online. Vabbè, a noi ci importa la sega e cominciamo a parlare di queste informazioni. Red Dead Redemption 2 Online avrà delle modalità come Battle Royale, Rianima e Sopravvivi o ancora Money Grab. Abbiamo già visto una modalità simile a Battle Royale in GTA Online, ovvero guerriglia motorizzata, come anche una modalità del genere in Fortnite o in PlayerUnknown's Battleground, e staremo a vedere come sarà in RDR2 Online. Potrebbe essere che innanzitutto la mappa della modalità Battle Royale su Red Dead Redemption 2 Online sarà tutta quanta la mappa del gioco, a differenza di guerriglia motorizzata. Potrebbe poi essere che i giocatori partiranno da un cavallo e dovranno girare per la mappa cercando di sopravvivere, raccogliere armi, insomma sappiamo tutti quanti come funziona una Battle Royale. Oppure una modalità simile pure in squadra, non per forza da solo, non sarebbe male appunto fare una Battle Royale a squadre. In Rianima e Sopravvivi avremo due squadre contro che cercheranno di sopravvivere fino all'ultimo, e il giocatore avrà un certo limite di tempo per rianimare il compagno di squadra che è stato colpito da un giocatore, prima che questo perderà la vita. E se perderà la vita, ovviamente il compagno morto non potrà più spawnare. Perciò qui invece possiamo notare una modalità simile al Last Team Standing, con la differenza che i giocatori possono essere rianimati in tempo. Money Grab invece sarà una sorta di cattura la bandiera, ma con sacchi di denaro al posto della tipica bandiera che conosciamo tutti. La modalità Free Mod di R2R2 Online sarà come quella di GTA 5 Online, con al suo interno però dei particolari più dettagliati. Ad esempio, i personaggi controllati dalla CPU allestiranno le vetrine dei negozi e dovranno tenere aperto il proprio negozio tutto il giorno per poi sbaraccare e chiudere tutto quanto arrivata la sera. È fantastico sapere che ci sarà un ciclo di giorno e notte nel multigiocatore. Ciò significa che di giorno le azioni criminali saranno più visibili rispetto alla notte, e che quindi la notte avrà un'atmosfera molto più macabra rispetto all'atmosfera che ci dà il giorno. Torneranno gli incarichi giornalieri, con la differenza che su RDR2 questi verranno maggiormente ricompensati rispetto agli incarichi giornalieri di GTA Online, e secondo me appunto peccano proprio per la loro ricompensa. Secondo me gli incarichi giornalieri di GTA Online sono molto limitati, molto spesso appunto moltissimi giocatori ignorano questi incarichi perché appunto non pagano una sega. Gli appartamenti di GTA Online ritorneranno in forma di tende che potranno avere, ma soprattutto potenziare i giocatori, e penso che saranno delle tende che possiamo mettere un po' ovunque attorno alla mappa. L'online di Red Dead Redemption 2 inoltre avrà un sacco di negozi, ma soprattutto personaggi controllati dal computer con cui possiamo interagire. Gli eventi free mode di GTA Online ritorneranno su Red Dead Redemption 2 Online, dove i giocatori potranno ad esempio sfidarsi in una caccia al tesoro o ancora in deathmatch improvvisati su una particolare area dove appunto è scattato l'evento free mode. La modalità free mode di Red Dead Redemption 2 sarà quindi molto più sviluppata di quella di GTA Online, con molta più interazione rispetto a quest'ultimo, con un mondo più vivo, a discapito di GTA Online dove gli unici elementi vivi sono praticamente gli stessi giocatori. Però è normale una cosa del genere, insomma GTA Online è uscito quasi 5 anni fa. In Red Dead Redemption 2 ci sarà la tipica app stile iFruit, con, si dice, al suo interno un minigioco di poker, e nella modalità online si potrà addirittura pescare, cercare oro nelle miniere, pascolare. Questa non so quanto possa essere divertente dirigere un gregge di pecore in
un gioco online violentissimo, ma vabbè, o ancora completare sfide con armi di qualsiasi tipo. Però non vedo quanto possa funzionare un qualcosa come pescare, per poi ritrovarsi il testa di quest'altro che ti uccide mentre stavi lì per i cazzi tuoi a pescare pesci. In giro per la mappa potremo trovare locazioni come Armadillo o Ridgewood, e in queste città saranno presenti negozi di armi, becchini e semplicemente negozietti dove vendono di tutto e di più. Il giocatore potrà anche rischiare i propri soldi facendo giochi d'azzardo, però questo non credo sarà valido in RDR2 Online, in quanto il giocatore potrebbe comprare soldi veri con soldi falsi per poi scommettere questi soldi falsi per appunto cercare di vincere altri soldi falsi, e non so quanto legale possa essere una cosa del genere. Ci sarà anche una specie di mercato nero dove potremo procurare degli equipaggiamenti ad un prezzo ridotto. E detto questo, passiamo al succo del video, i veicoli. I veicoli saranno questi: avremo carrelli delle miniere, carrozze trainate da cavalli e addirittura dei carretti a mano, con caratteristiche differenti tra di loro, un po' come le auto su GTA Online. I giocatori potranno anche utilizzare i treni per viaggiare attorno alla mappa, e addirittura pure i treni avranno personaggi al suo interno con cui interagire. E grazie al crafting sarà possibile utilizzare piante, erbe ed altro ancora per realizzare oggetti, mentre la pesca e la caccia potranno garantire la sopravvivenza del giocatore. Il sistema di pesca, nello specifico, viene descritto dagli insider come particolarmente vario e profondo, con differenti tipi di esche e pesci che i giocatori potranno acquistare e pescare. Ci sarà la visuale in prima persona e il Dead Eye di Red Dead Redemption 1 ritornerà nel gioco, sia nella modalità single player che nella modalità multiplayer. Ovviamente, come accade in quasi tutti i videogiochi targati Rockstar Games, ci sarà anche un livello ricercato che si alzerà in base ad azioni violente o altri atti compiuti dal nostro personaggio. Insomma ragazzi, queste informazioni ci danno, diciamo, un'idea generale su come sarà Red Dead Redemption 2 online. Fatemi sapere cosa ne pensate tra i commenti e fatemi sapere se comprerete Red Dead Redemption 2 o meno votando il sondaggio in alto a destra. Lasciate un bel pollicione in su se questo video vi è piaciuto, vi lascerò la fonte del video nella descrizione. Da Willix è tutto, ci sentiamo al prossimo video.